in maniera continuativa queste merci che arrivano in questo magazzino che vengono stoccate in Italia. Allora la domanda che si è posta la Guardia di Finanza in una situazione. Non possiamo parlare di transfer pricing perché non è ancora stata trattata la materia, lo faremo la prossima volta, il 12. Ma il problema riguardava anche il transfer pricing. Però, venendo alla stabile organizzazione, la Guardia di Finanza ha avuto questo dubbio, poiché questa società, è vero che non ha nessun legame partecipativo, però perché questa società ha un contratto di esclusiva con la società italiana, vuol dire che questa società italiana Y vive ed opera solo in virtù, solo ed esclusivamente in virtù di questo contratto. Cioè, se non esistesse questa qui non avrebbe motivo di esistere, in teoria, poi dopo magari si andrebbe a trovare un altro fornitore, ma in teoria, sulla carta, venuta meno questa, il contratto non c'è e quindi questa qui non avrebbe acquisito negli anni quella visibilità che ha avuto grazie a questo marchio, perché è il marchio svizzero e quant'altro, no? E allora la Guardia di Finanza ha ipotizzato da una parte il transfer pricing perché dice c'è un legame di fatto, e però magari lo vedremo la prossima volta. Dall'altra parte ha ipotizzato una stabile organizzazione occulta in Italia presso la sede della Y. Perché? Perché i verificatori dicevano se questa società terza ha un legame così forte con questa società italiana e viceversa, e presso questa società c'è una sede fissa, che è appunto una parte del magazzino che è sempre lo stesso, addirittura proprio esclusivamente adibito ai prodotti di quella società. È sempre lo stesso. E ci sono all'interno sempre le stesse persone della società italiana, come se fossero distaccati presso questo magazzino. Praticamente. Avevano ragione, nel senso che teoricamente questa sede fissa rappresentava una emanazione della società svizzera in Italia attraverso una struttura italiana che era terza, che però terza a tutti gli effetti non era, perché appunto era collegata, diciamo, indirettamente da questo contratto di esclusiva e dal fatto che le persone che erano state adibite a questa gestione logistica dei prodotti erano sempre le stesse, avevano dei turni, per cui queste persone non facevano attività per la società italiana, ma per anni lavoravano soltanto ed esclusivamente per questa società, pur non essendo dipendenti di questa società. Allora, questo qui è il classico caso della stabile organizzazione occulta, materiale, che deve tassare in Italia i redditi, cioè la società X deve tassare una parte di questi redditi prodotti in Italia attraverso questa stabile organizzazione, cioè questa sede fissa di affari. Ai fini delle cose dirette, deve tassarlo in Italia, secondo la legge italiana, leggendo l'articolo 162, cosa che ha fatto la Guardia di Finanza. Poi sì. Sì, dimmi. Mi sfugge una cosa. Dimmi. C'è un trasferimento del bene, c'è un'emissione di Sì, fattura, quindi il bene entra in possesso dell'azienda certo. italiana Sì. e i miei impiegati, i miei magazzinieri sono sempre gli stessi, perché comunque sono sempre gli stessi. Sì, questo qua. Se il mio core business è quel prodotto, sembra un po' debole questa, a meno che non c'è qualche altro legame. Perché se non c'è rapporto, che se non c'è un legame tra le due società, magari qualche socio di qua è lo stesso di là, ma cioè È che come questo sia una questa stabile era organizzazione, l'ipotesi che era stata fatta dalla Guardia di è Finanza. come la Adesso Bosch. vedremo dove arriverà, dove arriverà, Cioè, perché voglio questa qui è una dire. fase preliminare della contestazione. L'ipotesi che era stata fatta dalla Guardia di Finanza era che ci fosse una comunanza di interessi Vabbè, da non è parte che dei soci un'ipotesi, italiani della società svizzera. è una realtà, voglio dire, ma questo, non, questo Come voglia se fosse una costituire una filiale. stabile organizzazione, vale molto. Però, Cioè, allora, è fantastichissima, ragazzi, ma allora non il nessuno fa rischio, più niente, cioè, nel senso, ce no, ne sono chiaro, parliamo di migliaia di rischio qua, aziende. parliamo di rischio, perché io ti sto portando un esempio di quello che è accaduto in una verifica che poi non si sa, magari, voglio dire, Certo, si posso capire se era su dimostrerà. una logistica e poi il trasferimento veniva dopo, cioè io società svizzera stocco presso di te, che casualmente sei la mia, ma la merce è ancora mia, ma se io Compro.
compro tutti gli effetti ed è passata la proprietà e ma questa è la posizione nostra di Fittori, no? La posizione di chi sarà l'altra parte che deve far cassa è quella. La che i magazzini sono sempre gli stessi, non la vedo una gravante. Non è una gravante, ma che posso far tornare la gente? Io l'ho banalizzato. Però siamo in Italia. Attenzione. Allora, queste società, questi sono tre distributori che sono in Polonia. In realtà una era nella Repubblica Ceca e due erano in Polonia. Comunque erano all'estero. E questi soggetti, non solo operai ma anche impiegati amministrativi che gestivano tutta la logistica, in realtà seguivano tutto l'iter della fatturazione, della contrattualistica, quindi in teoria facevano firmare anche i contratti a questi qui che poi acquistavano la merce dall'italiana, per cui non era soltanto una questione di stoccaggio delle merci, per cui spostavano le merci e le mettevano nel magazzino, ma gestiva anche la parte amministrativa e la parte contrattuale. Allora, l'ipotesi della Guardia di Finanza, che secondo me si può contestare, infatti è stata contestata e si vedrà come andrà a finire, è un'ipotesi che esiste, come dire, nell'ambito del rischio in questo tipo di operazioni, esiste, cioè bisogna considerarla perché in effetti è giustificata, cioè anzi è dimostrata da quello che è accaduto in quell'occasione. E non so se sia l'unico caso, perché io immagino che in una situazione di questo tipo, dove ci sono delle commistioni e dove le persone non è chiaro quello che faccio, perché il discorso è, se tu hai ben definiti i ruoli all'interno dell'azienda e la Guardia di Finanza lo capisce immediatamente, lo percepisce da un documento, dalle tue descrizioni eccetera, allora va bene. Ma se in questa società non c'è il soggetto che è in grado di dare un documento del genere, è in grado di dare spiegazioni in merito a quello che fanno queste persone, anzi aggrava la situazione, perché magari uno dice una cosa, uno dice il contrario, e capita spesso, te lo garantisco, che quando si fanno i famosi verbalini, no? Ci sono i finanzieri, i verificatori che vanno in giro a chiedere le informazioni, fanno la raccolta delle informazioni, allora c'è uno dell'ufficio amministrativo che dichiara una cosa, l'altro che dichiara il contrario. Quella è già una contraddizione che giustifica qualsiasi cosa, dopodiché bisogna vedere poi alla fine cosa verrà fuori. Però io volevo, come dire, concentrare l'attenzione sul fatto che in una situazione del genere, dove non c'è nessun legame partecipativo, ci può essere, come c'è stata, una contestazione di transfer pricing e di stabile orienti, se non pure. Dottore, mi scusi, praticamente l'hanno intesa come una filiale? L'hanno intesa come una filiale, ma infatti una delle ipotesi iniziali, poi è venuta meno perché non c'era effettivamente nessun legame, era che ci fosse un interesse dei soci, addirittura che uno dei soci fosse anche occultamente socio dell'altra società svizzera. Questa era una delle ipotesi accusatorie iniziali. Dopodiché hanno scavato dappertutto, non hanno trovato nulla, non c'è effettivamente nulla in questo senso. Non c'è la convenienza economica. Se fosse una per il socio italiano gli conviene rimanere in Svizzera tecnicamente, no? Cioè è anche una questione di buonsenso. Perché devo comprare dalla Svizzera per poi vendere in Polonia, quando tecnicamente forse mi conviene di più vendere direttamente dalla Polonia, che in Svizzera ha una tassazione più favorevole. Allora, loro qua, in realtà questa è una società particolare, perché questa società è una società nota che utilizza i venditori porta a porta e ha un risparmio fiscale enorme, perché sui venditori porta a porta è un modello molto... Non lo so, lei è una donna, quindi conosce tutti i prodotti ottimi. Facciamo la pubblicità, no, non facciamo nome. Comunque, dicevo, è una società che utilizza molto i venditori porta a porta, la fiscalità, lo sappiamo, è molto più favorevole. Si è creato un modello che da anni è molto molto redditizio. Cioè, se voi vedete il fatturato di questa società negli ultimi 15 anni, spaventati, tutti sono in crisi e questi guadagnano, cioè vanno e crescono e si vogliono ampliare. E quindi non lo so, adesso il discorso di mantenere la struttura in questo modo è una volontà anche dei soci. Proprio, infatti quando noi abbiamo fatto gli incontri per riorganizzare la società, loro non hanno voluto cambiare questo modello, cioè hanno voluto mantenere questo modello con la testa in Italia, perché ritengono che, anzi io ho visto i bilanci, mi sembra che abbiano anche ragione, non hanno
problematiche legate alla crisi o comunque legate al settore alla... comunque. Com'è? La cosmesi non va male come settore, è un settore che anche in momenti di crisi sta andando bene lo stesso. Quindi voglio dire, questo insomma, giusto per darvi un'idea di quello che è. Le donne. Io ho lavorato in diverse aziende che lavoravano con l'estero che non avevano nessun contatto, cioè proprio zero contatti di partecipazione. Cioè ad esempio faccio macchine automatiche da ricamo, cioè i produttori al mondo non ce n'erano tantissimi. Cioè c'era una persona italiana che è diventata distributore di queste macchine automatiche da ricamo giapponesi che si chiamano Tajima, per cui ero. E quello lì a questo punto era una stabile organizzazione in Italia. Beh, perché no. La stessa, cioè aveva i manutentori che erano tutti italiani che lavoravano espressamente soltanto su queste macchine. Cioè vendevamo solo queste, piazzavamo queste macchine, avevamo le provvigioni sul piazzamento delle macchine. Ma facevate firmare i contratti? O direttamente? Certo, ci facevamo anche i contatti, cioè, allora sì, il titolare faceva firmare, andava lui a vendere le macchine, faceva firmare tutti i contratti e tutto. Allora, se il titolare era un agente, come si comportava come un agente dipendente dalla società, a quel punto l'agente dipendente che fa firmare i contratti è di fatto una stabile organizzazione. Se è un agente indipendente, quindi indipendente nel senso che lavora anche per altri soggetti. No, lavoravo soltanto per quella marca lì e basta. A quel punto non è stata contestata, ma in teoria ci sarebbe cioè, francamente, conosco tante aziende che diventavano distributori nazionali, no? Cioè avevano dei rapporti con delle società estere, anche nel farmaceutico, i farmaci sono di produzione quasi tutta estera. Cioè ci sono dei produttori nazionali che comprano non sempre sono le emanazioni, ma ci sono anche delle aziende che sono semplicemente distributori. Sì. E spesso e volentieri sono in esclusiva, nel senso che vendono soltanto di quella marca e campano soltanto di quello. Avranno un contratto di distribuzione. Sì, esatto, con l'Italia. Però avranno dei magazzinieri che lavorano soltanto quella merce, che trattano solo quella merce campano di quello lì, sono distributori. Non so se voi vi ricordate, allora, posto che qui stiamo parlando di gestione del rischio, quindi non è che l'operazione si fa, perché molte società sono brave a giustificarsi, come probabilmente sta caso. Cioè non si sono mai posti il problema, quello che magari non si sono mai posti il problema perché non hanno avuto non ha mai venuto la finanza, eccetera. Però appunto. Però è importante sapere come comportarsi in un caso del genere, quindi andare a dimostrare, cioè quel caso, avendo avuto una policy di gestione della governance in questo caso che rendesse trasparente il modello di fronte al fisco, probabilmente la Guardia di Finanza non avrebbe azzardato una ipotesi del genere. Non so se voi vi ricordate il caso Philip Morris, no? Il caso Philip Morris è stato un caso molto molto eclatante, uno dei primi, no? Che è stato venuto alla ribalta per la stabile organizzazione, addirittura la stabile organizzazione plurima. Ma addirittura la stabile organizzazione, e voi mi direte ma com'è possibile, allora, è un caso che viene studiato ancora adesso, la stabile organizzazione di una società che era casa madre presso le proprie filiali. Cioè voi direte ma scusate, ma che senso ha andare a individuare una stabile organizzazione occulta della casa madre X nell'altro stato presso la filiale Y? Che è già una società che paga le imposte, voglio dire, che senso ha? E la Guardia di Finanza nel 2000, cos'era? Dopo vi faccio vedere, tanti anni. Allora, posto che quel caso era stato uno dei primi, e che tra l'altro non ha avuto grande successo verso la giurisprudenza, tant'è vero che la giurisprudenza poi alla fine ha rigettato, è stato questa ipotesi della stabile organizzazione plurima è stata rigettata dalla giurisprudenza, per cui è rimasto un caso scuola, no? Alla fine era solo un esercizio infatti dicono, molti giudici hanno definito questo caso un caso eclatante, perché la Guardia di Finanza avrebbe dovuto fermarsi a un certo punto, limitarsi a determinate contestazioni e non andare oltre, hanno voluto strafare, tra virgolette, andare oltre i limiti
di quello che prevedeva la norma e hanno inventato questa idea della stabile organizzazione plurima presso le filiali del gruppo stesso, che non portava nessun vantaggio alla